Ciao bimbi, come state? Spero stia andando tutto bene e che a casa vi stiate divertendo per quello che è possibile. E siamo qua oggi per affrontare un nuovo argomento, un nuovo tema. Questa volta il tema sarà quello del saltare, ok? Quindi tanti saltellini in maniera diversa. E per fare questo percorso dovremo usare un po' di immaginazione. E perché saremo degli esploratori e ci serviranno dei semplici oggetti, quindi dei semplici fogli di carta e un pennarello di qualsiasi colore voi vogliate. Io l'ho scelto nero. Allora, per fare questo percorso, come vi dicevo, servirà un po' di immaginazione, perché alla fine di questo percorso troveremo un tesoro. Quindi dobbiamo immaginare di essere in un mondo fatato, ambientato dove vogliamo. E dobbiamo eseguire questo percorso pieno di saltellini per raggiungere il nostro tesoro. Allora, questo qua è il percorso che ho montato io. Come vedete ci sono dei fogli bianchi e invece dei fogli con sopra delle X. Cosa vuol dire? Nei fogli bianchi noi dovremo evitare questi fogli bianchi, non dovremo saltarci sopra, dovremo saltare tra gli spazi, negli spazi tra i fogli. Invece, dove ci sono i fogli con le X disegnate sopra, dovremo saltare sopra questi fogli, ok? Allora, partiamo da qua. Io vi spiego come mi sono immaginata io il percorso. Partiamo da qua ci sono dei sassi su cui noi non dobbiamo saltare perché se ci saltiamo sopra prendiamo una scossa fortissima. Quindi dobbiamo fare dei saltelli a piedi pari negli spazi tra i fogli. Arrivati qua, invece, l'ambientazione cambia e ci troviamo davanti ad un fiume pieno di coccodrilli. Quindi dobbiamo saltare su questi sassolini, ossia i fogli dove ci sono disegnate delle X, per evitare di entrare nel fiume dove ci sono i coccodrilli. I sassolini però sono piccoli, quindi i nostri piedi insieme non ci stanno e dovremo stare solo su un piede solo. Ok, arrivati a questo punto. Ci troviamo ancora davanti a un fiume, ma questa volta è un fiume di lava. Quindi dovremo saltare su delle rocce per evitare di entrare nella lava bollente. E faremo un saltello a piedi aperti, un saltello a piedi uniti, uno a piedi aperti e uno a piedi uniti. Arrivati a questo punto, troveremo un percorso in cui ci sono delle piastrelle bollenti e non dobbiamo saltare su queste piastrelle perché sennò, essendo roventi, ci scotteranno tantissimo. Dobbiamo cercare di evitarle saltando a zigzag tra queste piastrelle. Siamo vicini al nostro percorso, bimbi. Siamo arrivati in un punto in cui ci sono dei sassi immersi in una melma gelatinosa e noi dobbiamo cercare di non entrare in questa melma, perché sennò verremmo risucchiati. Quindi dobbiamo cercare di saltare sui sassi senza uscire. Oh, ce l'ho fatta, bimbi! Perfetto! E sono arrivata al mio tesoro. Chissà che cosa sarà. Ognuno sceglierà il proprio tesoro e spero vi divertiate. Un bacio!